hör mal, das muss ich dir noch erzählen. Warst du nicht letztes Mal da? Da war ja. ein toller Mann, außergewöhnlich. Der Sport überhaupt so hinreißend bis zum letzten Mal. Signor Faber. Bitte? Lei, Signor Faber. Si. Grazie. Prego. A Parigi mi avevano detto di andare a Vienna e di spremere Marjorie. Si parlava di fughe e si dubitava di lui. Lo zoppo un doppio giochista? Non potevo crederci. Lo conoscevo troppo bene.
Ha fatto buon viaggio? Sì, eccellente. Il titolare l'aspetterà a questo indirizzo dopo il concerto. Si tratta di un caffè. E adesso ecco quali sono i segni di riconoscimento. No, non serve, lo zoppo e io ci conosciamo da almeno una quindicina d'anni. La fa complicata però, Marjorie. È che in questo momento... In questo momento? Se avrà bisogno di rivedermi, venga qui e chieda un biglietto di favore per il prossimo concerto. Quale straniero, dica? Non se ne dimentichi. Quale straniero? Dimentichi il formaggio, mi raccomando. Bene. Come lui aveva un grossissimo patrimonio. Non ci posso credere. Però è la verità. Mi scusi, la desiderano al telefono, signore. Chi, me? Ne è certo. Vogliono un signore vestito di scuro che è solo a un tavolo e qui non c'è che lei. Prego. Pronto? Ah, sei tu. Ma che fai? Ti sto aspettando. Squagliatela. Squagliatela più presto che puoi. Pronto, pronto, pronto! Ho ricevuto il tuo messaggio, eccomi qui. Cosa c'è? Fra 3 giorni partiamo. Mercoledì mattina alle 8. Questo inferno toccherà a qualcun altro. Tu meriteresti di partire anche domani. Prima devo completare il lavoro. E l'ultimo elemento lo avrò mercoledì alle 7. Ho chiesto a Hoffman di prestarmi un locale della stazione. Tu verrai lì alle 7:30. Concluderemo e alle 8 prenderemo un treno per l'Italia. Non andrai direttamente in Francia? No, dopo. Ci vuole un po' di sole prima. Un vecchio muro al sole. E la pace. Non c'è bisogno di molto.
per essere felici. Ma continuerai a stare qui? Può darsi. Comunque potresti venire da Bayreuth. Sei sicura che la mia eventuale presenza non vi disturberebbe? Hai pensato a che devo fare partendo? Parlargli? Lasciargli una lettera? Bisogna sempre partire come si è arrivati, all'improvviso. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Desidera? Ecco, vorrei un biglietto di favore. Un biglietto di favore? E perché mai? Quale straniero di passaggio? In questo caso deve rivolgersi al signor Erfurt, l'amministratore. Il suo ufficio è là in fondo. Laggiù? Sì, esatto. La prima porta a destra. Grazie. Avanti. Scusi molto, vorrei un biglietto di favore quale straniero. Mi dispiace, signore, ma la direzione ha momentaneamente sospeso questa pratica. Allora potrei vedere qualcuno della direzione? Mi sembra inutile. Resti seduto e scriva. E se ci tieni a vivere, ubbidisca. Galleria numero 12. La persona arriverà in ritardo. Non perda tempo, sono io che le ho mandato questo messaggio. Scriva ugualmente. Lei ha dei metodi... Spicciativi, lo so, ma vado di fretta. Mi parli di Marjorie. Marjorie? Ma non vi siete già incontrati? No, non è venuto all'appuntamento. E come mai lei è qui allora? È il biondo che mi ha agganciato, che mi ha detto del biglietto. Ah, Wolf. Da quando è morto non so più quello che devo fare. Crede che l'abbiano assassinato? Non ne ho idea. So che Marjorie la stima molto. Bontà sua. Penso che non sbagli. Marjorie è un buon conoscitore di uomini. Com'è la situazione? Questo glielo dirà lui stesso. Ci siamo. È laggiù, a 100 metri di qui. Ulrich Platz 2, in fondo al cortile. Arrivederci. La lascio. Un momento. E se non abita più lì? Impossibile. Mi avrebbe di certo avvertito. Comunque, se non ci fosse più? E in tal caso, resta sempre Hoffman. Lavora alla stazione centrale. C'è tutti i giorni. Grazie.
Sarà meglio che ti decida a dirci dove nascondi i documenti. Altrimenti la lingua te la sciogliamo noi. Chaliev. Ah, a questo punto. Purtroppo, incastrato. E senza scampo. Era il mio ultimo nascondiglio. E a Vienna? Sì, con una banda di cani rognosi. Lo hanno mandato a sopprimere tutti gli altri canali. Avevo spinto la mia prudenza fino a evitare di incontrarti. Meno male che sono restato. Forse è stato uno sbaglio. Il tipo che mi ha agganciato si è fatto stendere da una macchina. Wolf? Oh, guarda, può anche essere stato un incidente. L'autista non è scappato. Sei venuto qui per farlo spiritoso? No. E allora perché? Te lo dico subito. Forse perché con te è meglio giocare a carte scoperte. Eh? A Parigi pensano che tu abbia preso una via traversa. Ma guarda un po'. Sempre carini. Anche se ti stupirà, non me ne importa un fico. Al tempo in cui avevo ancora delle illusioni, non so come avrei reagito. Ma oggi qualsiasi cosa pensino mi lascia indifferente. Ma qual è la tua opinione? Non ne ho. Sono qui per ascoltarti. Sei passato controllore? Che cosa vuoi che ti dica? Cosa vogliono sapere? Ah, sì. C'è una cosa che ancora non sanno. Che io ormai ho chiuso. Basta. Avvertili. Sì, mi ritiro. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dubitano di me. Hanno davvero la memoria un po' debole, quelli. Vedrai, Maurice. Capiterà anche a te. A Parigi gli serve per darsi importanza. Questo è tutto. In quanto al rapporto mensile, lo invierò appena avrò ricevuto dei dati da un tale dell'ambasciata di Chaliev, cioè domani. Ti darò anche le coordinate della rete. Sono una ventina. Nessuna perdita. Avrai tutto il tempo per controllare tu stesso. Controllare, controllore, non è che questo in bocca. Non mi interessano le tue coordinate. Allora cos'è che ti interessa? Avanti, forza, sputa l'osso. Coraggio. Devo raccogliere il tuo rapporto e pregarti di rientrare con me. Ma se hai già deciso di smettere, tutto è più semplice. Esattamente, più semplice. Tanto semplice che posso fare benissimo da solo. È tutto? Sì, è tutto. Lo sanno che gli americani e gli inglesi hanno smesso? E che restiamo solo noi sulla piazza? Sì. E non si sono chiesti come ho fatto per tenere in piedi la baracca? Sei pagato. Oh, risposta esatta. Diventerai un pezzo grosso. Sei molto diverso da quando lavoravamo insieme per la seconda sezione. Dimmi, perché hanno mandato proprio te? Non è possibile, ti hanno tirato a sorte? No. E allora come mai proprio te? Forse hanno pensato che non oseresti uccidermi. Non è un calcolo sbagliato. Beh,
Allora siamo d'accordo per domani? Sì, domani nel pomeriggio. Alle 2, nel caffè dell'altra sera. L'importante è che tu ci venga. Hai la mia parola. Scusi, è lo studio Weigelt, vero? Sì, sono il nuovo segretario. Lei ha un appuntamento? No, sono un amico personale dell'avvocato. Prego, si accomodi. L'avvocato l'attende, signore. Buongiorno, avvocato. Come mai è venuto senza prima telefonarmi? Ha cambiato segretario. Non se ne preoccupi. Non c'è ragione che ne sappia più dell'altro. A che devo il piacere della sua visita? Vengo a chiederle ospitalità. Qui? Non ci pensi neppure. È per 48 ore soltanto. Non ha altri a cui rivolgersi? Nessuno in cui abbia fiducia come in lei. Forse è mal riposta. Lei vuole scherzare. E poi 2 giorni non sono lunghi. Ma lei forse vorrà consultare la sua gentile amica? No, no, non si tratta di questo. Del resto non c'è. Da quando ha la fissazione del canto non pensa ad altro. Cantante. Che idea stupida. Ha già tutto ciò che può desiderare. Io sono ricco e sempre di più. Lei è in condizione di saperlo. Le ho offerto di viaggiare, di cambiare città. Niente. Ha intenzione di abbandonare il lavoro? Sono incerto. Penso alle conseguenze. Lei ha idea delle conseguenze? Sì, ma non se ne preoccupi. Se lo dice lei. La camera degli ospiti è a sua disposizione, se vuole approfittarne. Margerie da Weigelt. E Weigelt? Come si è comportato? Ha cercato di rifiutare. L'avevo detto, corriamo dei rischi enormi. Comunque però alla fine ha accettato. Non voglio far niente a casa sua. Bisognerà che aspettiamo che Margerie esca.
Sono veramente desolato, ingegnere, ma non posso proprio occuparmi della sua faccenda. È impossibile. Capisco, avvocato. Proverò a rivolgermi al legale che lei mi ha gentilmente indicato. Lo faccia senz'altro. Arrivederla, ingegnere. Arrivederla e grazie. Buongiorno, dormito bene? Come un angelo. La signorina c'è, vorrei salutarla. Ringraziarla. Mi dispiace, è in camera sua, dorme. Beh, pazienza, lo farò più tardi. C'è il numero della cantante? Purtroppo, signore, il numero questa sera non ci sarà, è ammalata. Ammalata? Sì, da ieri, grazie. E chi vi ha avvertito? Hanno telefonato da casa sua. Credo che ci sia. Un momento. Vado a vedere. La desiderano a telefono. Pronto?
pronto, mi senti? È successo qualcosa di molto grave. Hanno certamente rapito. Birreria Kern. Kern lavora per me. Io bastone. Le consiglio di seguirci senza fare inutili storie. Vediamo. Sì, è il suo. Glielo farò avere io. Sono lieto di rivederla. Allora, cara Marjorie, come se l'è passata dopo l'affare Crayford? Bene, immagino. Come vede, l'avvocato Weigelt è al nostro servizio. Non ha potuto rifiutare. Non occorre quindi che le spieghi che siamo molto ben informati. Ma è inutile che mi perda in preamboli. Lei e io facciamo lo stesso mestiere, il che vuol dire...
E possiamo sempre trovare un punto d'incontro. Si siede, la prego. Ma la signora non è ancora tornata? E io non l'ho. Eccomi. Oh mio Dio, come sono in ritardo. Però, meno male, vedo che non è ancora arrivato nessuno. Sei sicura che li abbiamo invitati per oggi? Ma naturalmente. E l'unica che è già qui è Wanda, col suo solito vaso di fiori in testa. E tua madre dov'è? Si può sapere perché non è venuta a darci una mano? E Carl? Ti pare che non mi lasciava sola in un guaio come questo? Ma è qui, Carl? Cosa? Sì, è là dentro. E come mai? È molto strano. Aveva lasciato detto che sarebbe stato fuori a lungo. Ma visto che è qui, potrebbe anche... Oh! Scusa, credevo che fossi solo. Mia moglie, il signor... Piacere, signora. Molto lieta. Spero che anche lei tra poco sarà dei nostri. Dovrà essere paziente, però. Niente è pronto. Il signor Faber è un amico di Marjorie. Oh, e come sta? Anche lei è francese? Sì. Oh, ma qui si soffoca. Simpatici i francesi. E Diane, che cosa ne dici? È un tipo eccezionale, no? Beh, dal momento che è francese. Ma no, andiamo, è svizzera. Allora, dal momento che è svizzera... Ma lei non la conosce? No, non ho ancora avuto questo piacere. Il signor Faber è un amico. Anna è una donna straordinaria. Ingrid? Oh, mi scusi. Oh, santo cielo, devo ancora cambiarmi. Senti, su. Una donna deliziosa. Ma forse è meglio che non sappia di Marjorie. Oh, la tengo molto poco al corrente. È preferibile. Le spiacerebbe raccontarmi com'è cominciata fra lei e Marjorie? Oh, volentieri. Un giorno ho assunto una cantante, Anna, di cui appunto mia moglie le parlava. Ingrid e lei divennero presto ottime amiche. Anna è una cantante di una certa classe, vive lussuosamente. Il suo protettore è un avvocato, l'avvocato Weiger. Anna si era fatta delle magnifiche foto e siccome Ingrid ne voleva di uguali, lei la portò dal suo fotografo d'arte, che era Marjorie. Ingrid lo trovò molto simpatico, come capita sempre alle donne quando c'è qualcuno che si occupa di loro, pittore, parrucchiere o fotografo che sia. E poi un giorno Anna chiese a Ingrid di presentarle un esponente dell'ambascia russa a Vienna. Ingrid conosce tutti quanti in città. E così, attraverso un suo buon amico, non le fu difficile accontentarla. Ecco, così cominciò. E in seguito Marjorie venne direttamente qui? Sì, sapeva da Anna che molti dei clienti della birreria lavoravano in qualche ministero. Mi spiegò che si trattava solo di raccogliere delle opinioni generiche. La cosa mi spaventò e rifiutai. Ma poi finì con l'accettare. Per far piacere a sua moglie, immagino. Oh, no. Lasciai cadere in giro qualche accenno e attualmente ho una decina di persone ben piazzate che mi informano con cognizione di causa. E un'altra ventina che chiacchierano a caso. Oltre a Regno e Marjorie, chi è al corrente dei vostri canali? Nessuno. Grazie. Gradisce un whisky? Sì, molto volentieri. La filarmonica le dice qualcosa? Certo. Ci conosce qualcuno? No, nessuno. In casi urgenti si lascia un messaggio e Marjorie è subito avvertito. La cosa principale per ora è limitare i danni. A sapere chi è stato rapito, deve valerne la pena. Marjorie era sconvolto. La vostra cantante a che ora arriva in birreria? Oggi non verrà affatto, è ammalata. In casa di Weigel? Sì. L'avvocato lavora per Marjorie. Non lo so. L'ultimo rapporto era del mese scorso, vero? Sì, più o meno. Lo aveva completato 2 giorni fa. 2 giorni fa, ne è certo? Mi aveva detto che l'avrebbe completato stamattina perché aspettava ancora un'informazione importante. Forse si trattava di un ultimo elemento di cui io non ero al corrente. Sì, può anche darsi. Non capisco il bastone, però. Non sarebbe il caso di farlo a pezzi. Troppo pericoloso. Se c'è dentro un microfilm roviniamo tutto.
Lei ha un amico radiologo? No. Conosco un radiologo, ma non è un amico. Non fa niente, bisogna tentare lo stesso. Gli racconti quello che vuole, che è una scommessa o che so io, purché ci faccia una radiografia del bastone. D'accordo, ci proverò. Faccia presto e poi torni qui, senza passare per la bideria. E resti con sua moglie. Intesi? Ci rivedremo qui. Allora, il suo atteggiamento è idiota. È inutile che cerchi di guadagnare tempo, noi non abbiamo fretta. E poi ne sappiamo già parecchio sul suo conto. Tanto meglio per voi. Il microfilm del suo ultimo rapporto è ancora a Vienna. Posso anche precisarle che si riferisce a un'interessante riunione che ha avuto luogo nella nostra ambasciata. Una riunione che non riguardava né l'Austria, né il suo paese, né il mio, né l'Europa e neppure l'America. Lei sa quello che voglio dire. Forse avrà già parlato. È un professionista. Appunto, è molto peggio per un professionista. Sa troppe cose. In questi casi più si sa e più si è deboli. La sua amica conosce Marjorie? No, no, lo avrò visto per caso un paio di volte. È un peccato che non possa parlarle. Si rimetterà in 2 o 3 giorni. Ma la prego, non mescoliamola a questa storia. Non sa niente delle sue attività extraprofessionali? Niente. Lei è specializzato in crimini di guerra. Un settore molto vicino alla politica. Senz'altro. Cos'è che le rende di più? Marjorie o i suoi clienti? Scusi, devo sapere dove Marjorie prima che parli. È nell'interesse di tutti noi. Lei pensa di poter fare qualcosa? Posso tentare. Allora vogliamo rivederci a fine giornata? Sì, ma non qui. Lei conosce il Palazzo Arc? Sì. C'è come un atrio dopo un lungo corridoio. Le faccio una pianta. L'aspetterò alle 6 precise, qui accanto alla fontana. Spedizioni Sacken, prego un momento. Pronto? La vogliono lei. D'accordo, ha fatto benissimo. Sì, vengo subito. C'è un francese con lei a Vienna. La sta cercando. Chi è? È inutile che risponda. Con chi ho l'onore di parlare? Vengo da Parigi. Sono un amico di Marjorie. Marjorie? Mai conosciuto. Sono andato alla Filarmonica. Ho chiesto un biglietto di favore, quale straniero. E mi hanno dato il suo nome. Che cosa desidera? Sapere dov'è Marjorie. Non conosco il suo indirizzo. Sì, questo me lo immaginavo veramente, ma suppongo che lei lo veda di frequente, no? Dipende. Lui sa dove trovarmi. E capita all'improvviso. 2 settimane fa circa è venuto ad aspettare qualcuno al treno delle 7. Chi? Non ne ho idea. Che treno? L'Oriente Express, ma da allora non l'ho più visto. Questo è tutto quello che lei sa? Perché lavora per noi? Per i soldi. E penso che anche lei faccia lo stesso.
Sì, può darsi. Schnellzug vom Brenner fährt auf Gleise 6 ein. Schnellzug nach Innsbruck, Basel-Paris, fährt vom Gleise 3 ab. Incredibile, questo è Fabre. E chi è Fabre? È una persona importante? Grazie di avermi chiamato, non me lo dimenticherò. Un lavoretto di primo ordine. Ho riflettuto e credo che potrò aiutarla in modo più completo. Avete avuto Margerie. Liberate Anna, non chiedo altro. Le autorità austriache potrebbero essere sempre molto interessate al suo caso. Cos'altro volete? Siamo d'accordo, abbiamo Margerie. E credevo che a partire da questo momento avrebbe potuto beneficiare assieme alla sua amica di una tranquillità pagata abbastanza cara. Credevo però, perché adesso un nuovo elemento mi spinge a pensare il contrario. Segni particolari, mancino ed estremamente cocciuto. Un tipo che si scomoda solo per cose che ne valgono la pena. Non riuscirà a toglierselo d'attorno e un giorno o l'altro capirà che lei non è estraneo alla sparizione di Margerie. Da quel giorno, lei avrà i minuti contati. Io sono qui per aiutarla, a sfuggirgli, a confonderlo con una cortina fumogena. Dovrà soltanto ubbidirmi scrupolosamente. Lei sa che io amo il metodo.
Mi hanno sparato addosso, in piena città. Mi stanno inseguendo. Volevano rapirmi. Sono fuggito. Niente. Eppure voleva dirmi qualcosa del bastone. Pensa che abbia già fatto i nostri nomi? Presto lo sapremo. Comunque ormai Shaliev sta intervenendo con decisione. E non credo che andrà per il sottile. No, non penso che Margherita abbia vuotato del tutto il sacco. Meno male in ogni modo che Weigelt è riuscito a far passare all'estero la sua amica. E la sala dei concerti. Vuole che scenda ancora più in basso, la diverte. La buffonata di poco fa non è stata sufficiente. Non so più niente, capito? Niente. Ormai se conoscessi 50 nomi ve li farei. Ma neppure per salvare la pelle potrei dirvi altro. Naturalmente. Pronto, Vartig? Sì, sono io. No, niente di nuovo. È scomparso e non ne sappiamo più niente. E l'altro come va? Sì, sì, d'accordo. Ma non è per questo che ti ho chiamato. È a proposito della nostra deliziosa ospite. Credo che ormai potrebbe tornare a casa. Oh, no, hai capito benissimo. Può tornare a casa. Solo che ti ricordi quello che è capitato al povero Wolf? Uno stupido incidente. Ecco, sì, esattamente. No. Un momento. L'amministratore della filarmonica. È lui che serve di collegamento. Il nome? Erfurt. Erfurt.
Comincerò da lui, è la pedina più importante. E se ci sono già andati? Sarebbe un disastro, sa troppe cose. E io non posso lasciare nessuno dietro di me. Quanto a lei, Kern, si prepari a passare la frontiera appena le darò il via. Forse così salverà la pelle. Per il momento, però, cerchi di trattenere qui i suoi amici il più a lungo possibile. E se qualcuno cercherà di forzare la porta d'ingresso, chiami pure la polizia. Servirà a guadagnare un po' di tempo. Allora, intesi. Trattenga gli ospiti. Racconti barzellette, inventi qualche gioco, veda lei. Se ne va di già. Mi spiace, devo assentarmi, ma spero di ripassare più tardi. L'aspettiamo. Dove eri finito? Che prendi? Champagne. Bene, due bicchieri di champagne, per favore. Mi scusi, dove potrei trovare il signor Erfurt? Il signor Erfurt? Sì. Nel suo ufficio, in palcoscenico. Grazie. Mica tenerli qui tutta la notte. E domani dovrò pure andare in birreria. Ken. Che lettera è questa? Una M. È vista così? Una M al rovescio. No. Non è mai stata una M. Ma una W. Weigelt. Sì, Kerr. È questo che Margerie voleva dirmi. Il mio bastone è da Weigelt. Non c'è che andarlo a prendere. Da Weigelt? Ma gli altri forse si trovano già lì. Ha una rivoltella? Sì. Se n'è mai servito? No.
L'avvocato Weigelt. Bene. Non sono della razza dei forti. Si direbbe il contrario. Il cianuro e le rivoltellate le fanno bene alla salute. Purtroppo anch'io sto benissimo. E tutto questo perché? Per farmi credere che il mio amico aveva parlato? Non lo so. Mi hanno costretto. Sono venuti qui e hanno preso Anna. L'ho vista andarsene con loro. Sa che cosa vuol dire? Andiamo, una bella ragazza se la cava sempre. Vigliacchi! Siete tutti dei vigliacchi! Lei non sa niente e non può parlare per difendersi. La sua vita dipende da me, soltanto da me. Ecco perché ho obbedito. Dov'è Anna? Mi hanno promesso che ritornerà domani. Imbecille. Per lei ha tradito Marjorie Herford. E adesso si trova sempre allo stesso punto. Loro o Anna? Non c'era altra scelta. E come prendeva contatto con i suoi amici? Il segretario. Li ho sentiti parlare di un'impresa di trasporti a Niederplatz. Crede che Anna si trovi lì? No, non lo so. Kern, lo porti qui. Ora telefonerai al padrone, all'impresa di trasporti. Dirai che c'è una novità, che Weigelt ha trovato i documenti. E poi gli passerai l'apparecchio. E lei gli spiegherà che tra i suoi bastoni ne ha trovato uno truccato e che c'era un microfilm. È una piccola chiave, forse di una valigetta. E per ultimo gli dirà che mi ha visto sotto le sue finestre, dove sono stato raggiunto da altri 5 o 6 uomini. Semplice. Forza. E attento. Carl, sì, lo so, ma è un caso particolare. L'avvocato Weigel ha trovato i documenti. Pronto. Vuole che la porti lì con me? D'accordo. La farò aspettare giù, in una macchina. Ma no, stia tranquillo. Io non ho che una parola. Vi ho aiutati e vi aiuterò ancora. Ma salvatela, per carità. Ha detto che la farà aspettare giù in una macchina. Sarà più facile, no? Strano, lei non parla mai di Marjorie. Crede che sarà facile per Marjorie? Ottima notizia, signor Marjorie. La sua riservatezza non è servita proprio a un bel niente. Abbiamo trovato il suo bastone.
Il microfilm. E abbiamo anche trovato una piccola chiave. Tra poco avrà la gioia di rivedere il suo amico, il Mancino. Raduna tutti gli uomini disponibili. Ci aspettano da Weigelt. Pronto, polizia? Ho sentito dei colpi di rivoltella e c'è qualcuno che cerca di forzare una porta. Margaretenstrasse 7, al primo piano, dall'avvocato Weigelt. Fate presto. E tu? Sono venuto a prenderti. Dov'è il bastone? È in mano mia. A Parigi direi che... Lascia che si impicchino a Parigi. Lei chi è? Un suo amico. Avanti, venga, venga. Io sono la figlia di Brabant. Il comandante Brabant? Sì. Non sapevo che avessi una figlia. Quando mio padre morì, mia madre divenne pazza. E fu Marjorie che si occupò di me. A Parigi sapevano che lei stava con Marjorie. Voglio dire, professionalmente. No, gliel'aveva nascosto. Non li amava molto. Diceva che mio padre era che conoscessi Marjorie. Lo hanno sgozzato come un animale.
Chi è stato? Lei lo sa? Nessuno. Ho sentito Chalief dirgli che erano riusciti a trovare i documenti da me. Voglio dire da Weigelt. E poi si è suicidato. Suicidato? Già molto prima che arrivasse lei, era zero. Dovevamo partire domani mattina, dopo un appuntamento che aveva alla stazione. Un appuntamento? E lei sa con chi? So che c'entrava un certo Hoffman, uno che doveva prestargli un locale. Ah, Hoffman. Lo conosci? Sì. Le dice niente questo? È una chiave. È di una valigetta. Sì, può darsi. Marjorie ci teneva moltissimo, lei sa perché? No, assolutamente. È la prima volta che ne sento parlare. Lei è molto amica della signora Kern. Tenga, è tutto ciò che il signor Kern aveva addosso. Penso che lei riuscirà meglio di me a spiegarle la sua morte. Tenterò. Ci sarà ancora qualche invitato. Le dica di liberarsene e di preparare una valigia. Appena le acque si saranno calmate, potrà rientrare. E in quanto a lei, ritengo che non abbia altro da fare qui. Ma ho ancora un piccolo servigio da chiederle. Prenda questo. È il rapporto che Marjorie doveva inviare a Parigi. Per il momento è più sicuro nelle sue mani che nelle mie. Ma non esiti a sbarazzarsene se si trova in difficoltà. E adesso prenda immediatamente il Vienna a Roma. E mi aspetti alla prima fermata dopo la frontiera italiana. Ci vediamo dopodomani, all'una, al bar della stazione. Se al terzo giorno non mi vede, ma non si preoccupi, credo che non mancherò. Chiami Parigi. Colbert 2348 e chieda del signor Jacques. Ha capito bene? Sì, sì, Colbert 2348. Esatto. Gli dirà che ha una busta da parte mia, lui capirà. E verrà a prenderla. Per le spese. Grazie. Gli impiegati cominciano a entrare alle 7:30 e l'Orient Express arriva alle 7. Di solito è in orario. Non mi resterà che segnare il percorso per il suo uomo. Ma non credevo che si trattasse di un primo incontro. Immagino che non sarà la stessa persona. Se no, Marjorie non mi avrebbe certo chiesto di farlo. Già, naturalmente. Molto bene. Il maresciallo Rommel diceva, non ci sono che due razze di uomini, quelli che non sanno morire e quelli che sanno. Marjorie era di questi. Grazie per lui.
Il signor Margerie? Sì, sono io. Credo che debba aprire lei. Ah, già. Ho già controllato di persona. Mi dia i documenti e poi ricontrolleremo insieme. I documenti non ho ancora potuto raccoglierli. Che cos'è questa storia? Lei ha telegrafato che erano pronti. Beh, mi sono sbagliato. Un caso di coscienza, signor Margerie? Niente affatto. Qualcosa da dire circa la nostra prima transazione? No. Lei sa che i pentimenti tardivi non portano a nulla. Ci sono dei precedenti. La situazione diverrà molto penosa per lei, soprattutto quando a Parigi sapranno come regolarsi sul suo conto. Questo è sicuro. Nel nostro mestiere non credo che ci sia mai niente di sicuro. Saprò dimostrarle il contrario, signor Margerie. Lei? Sì, io. È escluso. Hai sentito? Mi sembravano colpi di rivoltella. Sì, anche a me. Andiamo a vedere. Buongiorno. Buongiorno. Ha visto che sono arrivato? Oh, non ne dubitavo. Tutto è andato bene? Sì, benissimo. Ecco. Grazie. È andato a quell'appuntamento alla stazione? Sì. E allora, era importante? Ma non è venuto nessuno. Bene. Che cosa farà adesso? Qualsiasi cosa, ma non quello che ho fatto finora. Penso che andrò a Losanna, da mio zio. Ha una libreria. Ho voglia di respirare, di vivere. L'invidio. Buongiorno, colonnello. E il suo amico Margerie? Il mio amico Margerie non tornerà, è morto. Morto? Sì. Chi? Chalier. Ah. Eh già. Ah. Prima di morire mi ha detto di darle questo. E non ha aggiunto altro? Sì. Tanti saluti al colonnello. È tutto? È tutto.